Sono Stefano Berzi, bergamasco d'origine, sono venuto qua a partecipare ai laboratori di Vulcano di Birra per presentare Orval, per raccontare Orval. Orval che è una grande birra trappista prodotta in Belgio, nella parte francofona del Belgio, a Florenville. E abbiamo fatto una degustazione un po' unica. Siamo andati indietro addirittura di 10 anni con Orval, addirittura nel 2008. Birre di 10 anni, ci avreste mai pensato? Abbiamo fatto la 2016, 2014, 2010, la 2012 scusate, e anche la 2008. Un laboratorio interessante dove la gente credo si sia divertita e abbia scoperto come la birra possa evolvere e possa raccontare storie al di là degli anni, non fermandosi soltanto in quell'annata, in quel tempo, diciamo. Parlando della storia, c'è molta Italia nella fondazione di Orval. Orval che nasce nel 1070 tramite dei monaci calabresi ed è una storia millenaria fatta di grandi birre, fatta di tante leggende che abbiamo anche raccontato durante il laboratorio. Per quanto la differenza tra birre d'abbazia e birre trappiste è subito detto. Le birre d'abbazia sono birre prodotte da dei civili, prodotte dai privati a scopo di lucro. Invece le birre trappiste sono birre prodotte all'interno di un monastero trappista nel suo circondario e sono birre prodotte dai monaci o sotto il controllo degli stessi, senza scopo di lucro. Quindi quando vai a comprare una birra trappista, una birra d'Orval, alla fine vai a fare un'opera anche caritatevole sotto un certo punto di vista. E è andata molto bene. E ci divertiremo infatti assieme. Certo, allora.